Adesso decisamente argomento e parliamo di Lorenzo Orsetti, un giovane italiano, trentenne fiorentino, che è stato ucciso in Siria dall'ISIS, dai militanti del sedicente Stato islamico. Aveva chiesto di essere sepolto lì, qualora fosse morto in combattimento. Combatteva appunto a fianco delle milizie curde che tanto hanno fatto per cacciare il califfato da Siria ed Iraq. Se leggete questo messaggio, ha scritto Lorenzo Orsetti, significa che non sono più a questo mondo, ma non rattristatevi perché sono morto per difendere i miei ideali di giustizia, uguaglianza e libertà. Vediamo il servizio. Lorenzo Orsetti sarà sepolto in Siria, 33 anni, l'italiano ucciso dall'ISIS in battaglia a Baghouz. Il corpo del volontario fiorentino, Tekosher, il lottatore, come lo chiamavano i compagni curdi, probabilmente rimarrà nella terra che cercava di difendere dall'invasione del califfato. Questo era il suo desiderio e i genitori ora vogliono rispettare la sua volontà, anche se, ammette il padre Alessandro, è più difficile senza un corpo su cui piangere. Da qualche giorno Orsetti non rispondeva ai messaggi dei genitori, segno che si trovava in battaglia, l'ultima che ha combattuto con le forze curdo-siriane per espugnare Baghouz, roccaforte del califfato vicino al confine con l'Iraq. Con i suoi compagni è stato accerchiato dai miliziani dell'ISIS spuntati dal nulla e sono morti tutti in uno scontro durissimo. Così ha raccontato il comandante curdo in quella telefonata che i genitori di Lorenzo da 2 anni temevano di ricevere, da quando il figlio era partito per combattere. Per difendere quell'ideale di giustizia, Orsetti aveva lasciato a Firenze un lavoro da cuoco. I genitori avevano tentato di tutto per dissuaderlo, per spingerlo a scegliere un impegno civile senza armi, ma poi avevano capito e accettato la sua scelta. È morto come voleva. Nella lettera testamento lasciata ai compagni d'arme, come fanno tutti i miliziani, dice: se state leggendo questo messaggio significa che non sono più in questo mondo. Sono quasi certo che me ne sono andato con il sorriso sulle labbra. Non posso chiedere di meglio. Spero che anche voi un giorno decidiate di dare la vita per il prossimo. Solo così si cambia il mondo. Sono tempi difficili, ma non cedete alla rassegnazione. E a Baghouz il giorno dopo si continua a combattere duramente, come dimostra mostrano queste immagini. Sui social i curdi e le forze democratiche siriane annunciano che l'accampamento dell'ISIS, sotto attacco da mesi, è finito ora sotto il loro controllo. Una vittoria importante, ma non è certo, dicono, la fine della battaglia. I curdi continuano a catturare i militanti del califfato, sono centinaia, quasi tutti feriti o malati, ma i miliziani dello Stato islamico, sia pure confinati e accerchiati, sparano ancora. Ecco, e a proposito, il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha detto che lo Stato deve, secondo me, provare a onorare queste persone che poi in parte si sostituiscono anche a ruoli e a compiti che appunto dovrebbero essere degli Stati. Ora...